l'avvocatessa Valenti, l'avvocatessa Dionisi, l'avvocato Arcifa, l'avvocato Di Giorgio, e l'avvocatessa Danna, Amato, Pappalardo, l'avvocato Pappalardo, l'avvocato Pulvirenti, l'avvocatessa Ruggeri, Fichera, l'avvocato Fichera, e l'avvocato Curcuruto, da questa parte, l'avvocato Reina, l'avvocato Amato, l'avvocatessa Viscuso, l'avvocato Catania, l'avvocato Giuffrida, l'avvocatessa Rizzo, l'avvocato Franco Russo e l'avvocato Franco Passanisi. L'avvocato Arcifa, difensore di ufficio per gli imputati sforniti, difensore sostituto dei colleghi assenti. Dobbiamo verificare alcune posizioni. Ancora non sono arrivati a legge Antonino. Chi? A legge Antonino. Ma c'è, non si sa se c'è rinuncia. Ma alla matricola non lo sanno se sono rinuncianti questi qua. Manca la rinuncia, signor Presidente. Manca la rinuncia. Il fatto che manchi formalmente, e si tratta di prendere un documento e allegarlo, ma alla matricola lo sanno però chi sono i rinuncianti, se provate a telefonare. Dei rinuncianti, così, per telefono, e poi quando arriva il documento si inserisce. Allora, giunge notizia dal comando della scorta, dal comandante della scorta, che le traduzioni sono esaurite, quindi gli imputati che mancano si debbono considerare rinuncianti, e comunque in proseguo ne accerteremo la situazione. Documentalmente procediamo, perché si è fatto molto tardi. Il pubblico ministero, chi vuole sentire? Lavidini Giacomo. Pallavidini Giacomo. Ed è imputato connesso? Il reato connesso, sì. Sì. Ed è in stato, è libero o in stato di detenzione? Com'è? Sì, è stato già sentito. Libero. Oh, è libero. Sì. Lei è il signor? Pallavidini Giacomo. Il luogo e data di nascita, per favore, il luogo di residenza. Allora, Alessandria 3642, luogo di residenza a Cantalupo, via Corte dei Rossi 16.
Qual è la sua situazione processuale, signor Pallavidini? Sono in libertà. Libertà rispetto a che cosa? A un'indagine, a un processo? A un'indagine, sì. A un procedimento in corso. A un procedimento? C'è stato rinvio a giudizio, processo di primo grado o cosa? Penso di sì. Non sa specificarlo, cioè lei è al corrente che c'è un'indagine a suo carico per quale reato? Concorso in rapina, cose sì. Così. E ha un difensore, naturalmente, sì. Se vuole dire chi? L'avvocato Boccassi. Avvocato? Boccassi. Che è Boccassi? È presente in aula, sì. E lei, oltre che ad avere diritto all'assistenza del difensore per essere esaminato in questo processo che è, diciamo che presenta gli aspetti di collegamento con l'indagine che è fatta a suo carico, ha anche la facoltà di astenersi dal sottoporsi all'esame, quindi deve dichiarare se intende rispondere alle domande oppure no. Certo, rispondo. Il pubblico ministero può procedere? Ascolti le domande del pubblico ministero. Signor Pallavidini, svolge un'attività lavorativa? Sono in pensione. Che attività lavorativa svolgeva? Ero capo ufficio alla posta. Alla posta di dove? Di Alessandria. Lei ha cognati? Sì, uno. Ce li può indicare il nome? Chiara Rosario. Dove vive il Chiara Rosario? A San Giovanni la Punta, mi pare adesso. No, a Tre Mestieri Etneo. Ha sempre abitato in Sicilia il suo cognato? Mio cognato sì. Che attività lavorativa svolge il suo cognato? È orafo, un laboratorio orafo. Sa dove è sito questo laboratorio? A San Giovanni la Punta. Vi lavora da solo suo cognato? Ci lavora con sua sorella, mia cognata. E quindi suo cognato ha sposato esattamente chi? Una sua sorella? No, io ho sposato sua sorella. E sua moglie come si chiama? Mia moglie? Chiara Rosaria. 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 Mentre la sorella che lavora con il suo cognato Chiara Rosario si chiama? Chiara Giovanna. Giovanna. Le fu mai chiesto da qualcuno di agevolare la commissione di qualche reato presso l'ufficio postale di Alessandria? Mi fu richiesto da mio cognato. Ci può ricordare quando avvenne questa richiesta? Era l'estate dell'89, mi pare. E dove le fu fatta questa richiesta? Eravamo a Mascalucia, perché loro abitavano lì. Lei era in vacanza in Sicilia? Sì, ero in vacanza, in ferie, sì. Ed era con sua moglie, lei? Sì. Cioè Chiara Rosaria? Sì. E cosa le chiese esattamente suo cognato? Dunque, mi aveva detto che bisognava studiare una rapina per l'ufficio postale di Alessandria. Però io l'ho visto che era nervoso, era agitato. Io continuavo a dire di no, 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 no. Ribattevo che non volevo fare assolutamente nessuna rapina. E poi si decise a prestargli ascolto? Mi decisi, perché a un certo punto mi fa: o ci stai te o ci devo tirare dentro tua moglie. Chiara Rosaria avrebbe cercato di convincere mia moglie. Perché, sua moglie cosa avrebbe potuto fare? Perché era impiegata anche lei con me alla posta. Alla posta. E questo discorso avvenne in presenza... No. In presenza di altre persone? No, assolutamente. Eravamo io e lui e basta. E allora come si comportò lei? A quel punto ho ceduto. Perché l'ultima volta che me l'aveva richiesto,
ho visto che era spaventato, era chiedo peso. Scusa se la interrompo. Dunque, la prima richiesta avvenne nell'estate dell'89. Sì. I successivi colloqui e le successive richieste di suo cognato, in ordine temporale, quando furono fatte? Cioè nella stessa circostanza, nello stesso periodo di vacanza che lei stava trascorrendo sì, lì a Mascolucia? Sì, sì, quella volta lì. Le successive richieste furono sempre fatte soltanto da suo cognato? Sempre e solamente da mio cognato. E la sua opera in cosa doveva consistere? Spiegargli come si poteva entrare, quelle cose così, cioè dove era ubicato il cavò, tutte quelle cose lì. Queste richieste gliele fece specificamente suo cognato? Sì, sì. Lei che tipo di risposte diede a suo cognato? Quando ho ceduto gli ho spiegato cosa si poteva fare. Ci può riferire brevemente che cosa disse a suo cognato? Mi disse che si poteva entrare esclusivamente da un terrazzino, da una pensilina, perché tutto il resto era tutto chiuso, bloccato, blindato. E era l'unica parte rimasta aperta, diciamo, che si poteva entrare. Fece una descrizione dei luoghi? Sì, sì. E come si pensava di intervenire in ordine alla cassaforte e al cavò? Al cavò gli ho spiegato anche dove erano custodite le chiavi, praticamente gli ho spiegato tutto quello che dovevano fare. E le chiavi dove erano custodite? In una scrivania all'epoca, nel cassetto di una scrivania, chiuse dentro una gabbia che era sempre custodita da un commesso. Queste sue spiegazioni, chiamiamole così, avvennero sempre nell'estate dell'89? Sì. In esito ai consigli e alle spiegazioni date da lei, suo cognato come si comportò? Ma per lui erano soddisfacenti, diciamo, non lo so. Successivamente ebbe notizia della commissione della rapina? In esito alle spiegazioni che lei ebbe a dare? Sì. Ha avuto riscontri circa l'esecuzione di una rapina all'ufficio postale di Alessandria? No, la prima volta no, cioè era fallita la rapina la prima volta, no? Cosa vuol dire era fallita la rapina? Cioè mi aveva spiegato che avevano avuto un incidente e non avevano potuto fare la rapina. E suo cognato o qualcun altro le disse mai in occasione di questa prima volta, come lei l'ha chiamata, che stavano per operare, cioè prima ancora che avvenisse poi l'incidente di cui lei ha parlato? Sì, che stavano per fare la rapina, sì, lo sapevo. Le disse il giorno in cui doveva essere eseguita la rapina? Non mi ricordo, non me lo ricordo. In ordine a questo primo tentativo, lei dall'interno aveva qualche compito particolare per l'esecuzione della rapina? No, assolutamente. Vi furono tentativi successivi per portare a compimento il piano delittuoso? Sì, poi ci siamo di nuovo rivisti. In che occasione, chiedo scusa, vi siete rivisti? Di preciso non ricordo, ma mi pare dopo circa 15-20 giorni, un mese grosso modo, e mi aveva detto che era fallita la rapina perché avevano avuto questo incidente. E nello stesso tempo mi pare che mi aveva detto che bisognava farla per forza, cioè studiare un altro momento perché doveva essere compiuta sta rapina. E lei diede a ulteriori consigli rispetto a quelli che aveva già dato? No, consigli no, solo avevamo poi cambiato la data. Dall'intervento che devono operare. Dunque la data qual era quella fissata? Era fissata che c'erano gli stipendi dei posttelegrafonici, i nostri stipendi c'erano. E quindi in che mese siamo? Non me lo ricordo. Lei ha parlato di un primo tentativo fallito per l'incidente stradale? Per un incidente, sì.
Poi c'è stato. E lei aveva avuto, in ordine a questo incidente, lei aveva avuto notizie che in effetti si era verificato un incidente? No, io questo l'ho saputo poi da mio cognato. L'incidente in che zona era avvenuto? Non lo so. Non glielo disse il suo cognato? No, non gliel'ho chiesto, non lo so. Allora, quando ripresero, torniamo al momento in cui ripresero da capo i discorsi per portare a compimento la rapina. La data fissata le diceva che era in occasione della corresponsione degli stipendi per i dipendenti dell'ufficio postale? No, mi pare che la prima volta c'erano anche le tredicesime, era sotto Natale la prima. E quindi siamo nel mese del dicembre? Dicembre. Di che anno? È dall'89 penso, sì, dall'89. E in quell'occasione cosa avvenne? Non ho capito. Cioè, quando fu programmata questa rapina, sì, per il dicembre dell'89, sì, così come lei ha detto, in cui vi erano anche le tredicesime e gli impiegati, sì, cosa avvenne? C'era stato l'incidente e non hanno potuto fare la rapina. Io di questo me ne sono rallegrato molto, perché io ero contrario. Comunque, vabbè. Lei che cosa ci avrebbe guadagnato per gli apporti prestati? Ma io ero... L'unica cosa che sono tranquillo che ci ho guadagnato era la salute della mia famiglia, perché avevo paura. Ma le fu detto che avrebbe beneficiato di qualcosa? Sì, qualcosa, mi hanno detto che avrebbero spartito anche con me, però io non... Questo chi glielo disse? Sempre con mio cognato io ho parlato, non ho parlato con nessun altro, non conosco nessun altro. Tutti i colloqui successivi rispetto a quelli avvenuti nell'estate dell'89 avvennero dove? Avvennero sempre in Sicilia oppure furono fatti in altre occasioni? Mi ricordo di uno avvenuto presso la casa di mio suocero a Cuggiono, vicino Novara, che abbiamo avuto io e mio cognato. Suocero come si chiama? Chiara Salvatore. Ci siamo appartati, siamo usciti fuori, eravamo io e lui da soli. Non abbiamo mai parlato in presenza di persone della famiglia o di estranei, sempre da soli. Successivamente fu portata a compimento questa rapina? No, la seconda no. La seconda che sarebbe quella lì. Dunque, la prima volta siamo fallì per l'incidente fallì stradale. Per l'incidente. La seconda volta perché non hanno trovato le chiavi del cavò. Lei aveva dato indicazioni ulteriori, sì, per... No, io le avevo detto dove si trovavano le chiavi, se poi non le hanno trovate io non... E le chiavi erano sempre, le ha detto, nella scrivania? Sì, sempre là. E per accedere all'ufficio postale, come avrebbero dovuto fare? Presidente, chiedo scusa, sono l'avvocato di Giorgio, chiedo scusa, signor Pubblico Ministero. Io faccio presente alla Corte che questo processo si trova allo Stato in Alessandria nella fase delle indagini preliminari. Ora, il signor Pallavidini viene sentito come imputato di reato connesso, ma in relazione al processo di associazione per delinquere del quale parliamo. La specificazione dei dettagli per il fatto di rapina ritengo che non attenga al tema di questo processo. Quindi io crederei che il pubblico ministero in questa, tenga conto di questa situazione e soprattutto la Corte tenga conto di questa la situazione. Corte, io, Presidente, la Corte osserva che il rilievo dell'avvocato Di Giorgio è puntuale e quindi raccomanda al pubblico ministero di attenersi al tema della prova. Signor Presidente, le precisazioni richieste dal pubblico ministero erano motivate dal fatto che sull'argomento ha reso dichiarazioni un collaboratore di giustizia, la cui credibilità intrinseca dovrà essere valutata da codesta Corte. Quindi, in base a queste considerazioni, il pubblico ministero riteneva di dover fare delle domande puntuali, non certo per svolgere. È solo una raccomandazione, non nient'altro. E allora ci eravamo fermati nel momento in cui era fallito il secondo tentativo. Sì. Ci può dire perché fallì il secondo tentativo? Anzi, aveva cominciato a rispondere. Sì, avevo detto che non hanno trovato le chiavi del cavò. Successivamente la rapina fu portata a compimento? Sì, diciamo la terza. Nel terzo tentativo. Terzo tentativo. Lei fornì ulteriori indicazioni per portare a compimento questo terzo tentativo? Ho dovuto fornirgli altri dettagli perché nel frattempo hanno installato una cassaforte a tempo da metterci le chiavi, da custodire le chiavi.
e hanno messo un sistema d'allarme, e avevano installato un sistema d'allarme. Così ho dovuto fornirgli altre notizie, diciamo. Fu portata a compimento la rapina allora? Sì. Ricorda la data in cui avvenne, o il periodo più o meno? Mi pare il 24, forse giugno del 90. Mi pare il 24 giugno del 90. Lei doveva svolgere un ruolo particolare in quest'ultimo tentativo? No, io non dovevo essere presente, soltanto ho voluto essere presente io perché avevo paura che facessero del male ai miei colleghi. Così, essendoci io, magari se c'era qualche intoppo riuscivo a liberarlo, diciamo. Fu portato a compimento di giorno, di pomeriggio o di sera? Di notte, di notte. Di notte. E le persone che erano presenti come impiegati dell'ufficio chi erano? C'era Franco Lantero, Marcello Mancin e Cattaneo Mario, mi pare, e io. Ci può riferire come si svolgono i fatti? Consente, Presidente? Chiedo scusa al pubblico ministero dell'interruzione. Poc'anzi l'avvocato Di Giorgio aveva espresso un'opposizione. All'opposizione la Corte, anzi il suo Presidente, aveva osservato che il rilievo appariva puntuale, perché in un contesto di indagine volta a dimostrare fatti associativi da parte dell'accusa, si sarebbero fatte domande che tenderebbero ad appurare invece un fatto che costituisce altra imputazione, oggetto di altra imputazione, e pertanto sembrava e all'opponente, avvocato Di Giorgio, e al Presidente che osservò essere puntuale l'osservazione, che le domande non dovessero essere così precise e dettagliate. Al che il pubblico ministero, ricordo bene, ha osservato: Presidente, le domande avevano il fine di dimostrare l'attendibilità delle dichiarazioni del collaborante. Al che il Presidente ha risposto: è soltanto un suggerimento, come posso dire, una raccomandazione. Osserva questo difensore, nel mentre si oppone a questa ulteriore domanda, e lo farà per le altre che verranno, che la attendibilità del collaborante, questo è un punto fermo a mio avviso, in ordine a un episodio che nulla ha a che fare con le attuali imputazioni, sembrerebbe un'indagine che volesse portare in questo processo, diciamo, secondo me, una maniera di indagare sulla credibilità che a noi sembrerebbe molto corretta. Resti fermo il fatto che oggi, secondo il pubblico ministero, le dichiarazioni del collaborante in ordine a un fatto di rapina, attendibili che siano, si riversano come attendibilità intrinseca sul portato di altre dichiarazioni. Ex a diverso, potremmo allora i difensori, ecco perché io mi chiedo fino a che punto queste domande possono andare avanti, un giorno, per sondare l'attendibilità in ordine a un omicidio, fare per esempio domande in ordine ad altro fatto. Io invito la Corte a meditare su questo punto, perché l'osservazione che sembrava puntuale possa essere valutata per quello che è. Io mi oppongo a che venga indagato un tema di indagine che non può riscontrare l'attendibilità del collaborante secondo la giurisprudenza che oggi purtroppo ci sovrasta, in esito ai fatti associativi. Si vuole sondare l'attendibilità in ordine al fatto rapina, che non costituisce oggetto di questa imputazione. Quindi andremo avanti per dimostrare l'attendibilità di Avola, cercando di sapere se nei riferimenti in ordine alla rapina d'Alessandria è stato attendibile o meno. Io mi oppongo a che si prosegua, e comunque a questa domanda che tende ad accertare fatti specifici in ordine a un episodio che non fa parte del presente processo. Presidente, se mi dà la parola. Presidente, prima che la dà al pubblico ministero, ha detto di che ho... Aggiungo in maniera assolutamente telegrafica che la credibilità, dico questo per giurisprudenza
di legittimità e di merito attiene al singolo fatto, è credibilità frazionata. Noi diciamo purtroppo, è vero, dico, ma è su questo punto che oramai si sono attestate le corti, quindi i rilievi mi pare che siano veramente insuperabili questa volta. C'è opposizione anche da parte di questo difensore. Allora, si rigettano le opposizioni, il pubblico ministero procede. Allora, signor Pallavidini, ci può dire come andarono i fatti? Lei era presente a questi fatti, sì, mi sembra di comprendere. Sì. Ecco, se ci può brevemente riferire come si svolsero. Dunque, stavamo parlando io e mio collega, Mancin Marcello, e a un certo punto ci siamo trovati tre in ufficio, col cappuccio e due pistole. Ci hanno fatti coricare per terra, ci hanno legati, ci hanno radunati tutti insieme. E poi hanno voluto sapere chi era il responsabile dell'ufficio in quel momento, hanno voluto vedere i documenti, e hanno capito che ero io il responsabile dell'ufficio. Allora mi hanno fatto alzare da in terra, hanno voluto le chiavi per aprire un cancello per far entrare altri due. Erano a volto scoperto questi altri due? No, erano quattro con il passamontagna e uno a volto scoperto, però non me lo ricordo assolutamente. Cosa fecero? Dunque, una volta che hanno capito che ero io il responsabile, mi hanno preso, mi hanno fatto alzare, gli altri li hanno radunati tutti nella gabbia, dove erano a volto custodite le chiavi. Ho fatto prendere la chiave del dove era custodita la cassaforte, perché era chiusa da una porta blindata. Nel frattempo siamo andati per aprire questa porta, io mi sono sbagliato, siamo andati di sopra perché ero in uno stato confusionale pazzesco. Che arrivo di sopra, mi è venuto in mente che la cassaforte era giù, siamo di nuovo scesi giù, hanno aperto la porta con la chiave e gli ho fatto vedere dove era la cassaforte. E gli ho detto, lì ci sono le chiavi dentro. Tra me dicevo, se siete capaci prendetele. A un certo punto mi hanno chiesto a che piano, a che altezza della cassaforte erano custodite le chiavi. Adesso io non mi ricordo se era il primo, il secondo o il terzo. Comunque al momento me ne sono ricordato perché l'avevo messa io. E gli ho fatto segno, dato che ero legato con la mano dietro, gli ho fatto segno. In che posizione erano, forse il piano superiore, se non ricordo. Al che mi hanno di nuovo portato con gli altri, mi hanno fatto distendere a terra con gli altri. Poi sentivamo che picchiavano, che battevano con martello, non lo so. A un certo punto, quando hanno finito, è venuto uno di là con le chiavi, mi ha tirato su, mi ha slegato, me l'ha messa in mano, come dire, hai visto che ce l'abbiamo fatta, così, no? Uguale. A quel punto lì mi hanno preso, mi hanno portato di sopra, dove c'è il cavò. Davanti alla porta mi ha detto, mi hanno messo la pistola alla testa, mi hanno detto stai attento a quello che fai. A quel punto lì io non avevo mai inserito o disinserito quel sistema d'allarme, non l'avevo mai visto. Ho provato, ho aperto la porta, poi ho messo la chiave del sistema d'allarme, ho girato e si è staccato, ma non sapevo come funzionava. A quel punto lì ho aperto anche la seconda porta blindata, siamo entrati nel cavò e ho aperto l'altra porta blindata, dove erano custoditi tutti i valori. Quanto ammontava il bottino? Ma lì dicevano 5 miliardi, però che sappia io veniva attorno ai 400-500 milioni in contanti, così ho sentito dire. Poi era tutto denaro contanti oppure c'era anche... C'erano assegni e contanti. C'erano anche preziosi? Sì, c'erano anche preziosi che erano rimasti lì, che non partivano, e partivano poi all'indomani con gli altri treni. Le dissero quanto ammontavano i preziosi? No. Dopo la rapina ha avuto modo di incontrarsi con suo cognato? Mio cognato dopo la rapina lo vidi
dopo circa 20 giorni, mi pare, grosso modo. Perché nel frattempo mi sono sposato e poi siamo partiti in viaggio di nozze. E siamo andati in una località qui vicino, mi pare a Riposto, vicino a Riposto. E mio cognato è venuto lì dopo circa due settimane o tre, grosso modo, 20 giorni più o meno. E mi aveva detto che la rapina era andata bene, questo lo sapevo anch'io perché ero presente. Cosa le ha detto sulla rapina? Le diede delle indicazioni su chi aveva organizzato la rapina? No, in quel momento lì no, assolutamente. In altro momento le disse da chi era stata organizzata? Sì, dopo una settimana siamo andati poi a Masca Lucia a salutare poi la famiglia, che poi partivamo, e allora lì mi ha detto... Adesso non so il perché io già ero lì per denunciare il fatto, c'era già un po' di contrasto e io questo peso sullo stomaco proprio era una cosa allucinante per me, dopo una vita onesta arrivare a quei punti lì. E allora mi disse, così mi ha detto, mi ha detto che c'era dietro di Santa Paola e io non lo so se è vero o no, non ho idea. Affiliati, non lo so. Adesso il motivo per cui mi ha detto così, io non lo so. Se è vero o se non è vero, io non posso saperlo. Quale fu il compenso che lei ha ricevuto a seguito di questa rapina? Ma che sappia io, si aggira attorno ai 10 milioni, grosso modo. Perché io non tenevo i conti, non segnavo niente, ma mi pare che mio cognato mi abbia dato all'incirca 10 milioni, forse meno. Però era, secondo me era un prestito che lui mi faceva. Ma... Secondo lei era? Era un prestito che mi faceva, perché poi prendendo la buona uscita io sti soldi li avrei resi. Sti soldi li avrei resi, perché non volevo avere sti soldi sulla coscienza. Ma questo discorso gliel'ha detto, sì, oppure però... no? Lì è segnato 40 milioni, ma lì mi sono sbagliato, lì quel giorno che mi hanno arrestato. No, lei forse lei non mi potrà capire. Qui sono segnati 40 milioni, qui che significa? Io ho preso 40 milioni, ho preso 40 milioni di buonuscita dalla posta perché sono andato in pensione. Probabilmente mi sono confuso con quei soldi lì, senz'altro. Si è confuso parlando con chi? Parlando col pubblico ministero, che è il procuratore di Alessandria, che mi ha interrogato. Cioè lei al procuratore della, sì, Repubblica di Alessandria ha dichiarato che il compenso per la rapina, sì, era stato di 40 milioni. 40 milioni. Mentre in effetti ora cosa dichiara? Sono circa 10 milioni, grosso modo, che mi ha dato mio cognato. E allora perché ha dichiarato che erano 40 perché milioni? Perché quel giorno che mi hanno arrestato non so neanche io dove ero girato, abbia pazienza, ma io purtroppo è la prima volta che ci capito dentro queste cose. Ero in uno stato confusionale pazzesco. Mi scusi, lei ha dichiarato anche, ha indicato delle specifiche modalità attraverso le quali le furono consegnati questi 40 milioni del suo cognato, quindi non si tratta di una defaianza di un momento, lei ha precisato come le vennero consegnati questi 40 milioni. Se mi dava 2 o 3 milioni tutte le volte che venivo giù, io sono venuto giù 3 volte o 4. I conti sono presto fatti. Mi scusi, io le contesto. Sì, sì, no. Mi faccia finire. Nel verbale di interrogatorio del 26 luglio 95 al pubblico ministero al procuratore della Repubblica di Alessandria, lei ha dichiarato i 40 milioni non mi sono stati consegnati in una sola volta, ma nell'arco di 3 anni circa. Ogni volta che mi recavo a Masca Lucia, Chiara Rosario mi consegnava 3 o 4 milioni. Per un totale, questo non lo dice, ma lo dice prima, che i 40 milioni le sono stati consegnati, rateizzati, ogni qualvolta scende... Questo è stato un mio sbaglio che ho fatto io. Cioè? Cioè, mi sono confuso. Lì ho sbagliato, ho preso 40 Possiamo milioni di buonuscita. Possiamo passare oltre il pubblico ministero. Lei sa come si chiama il cognato di suo cognato? C'è posizione, Presidente.
C'è opposizione, Presidente, su questo punto? Può rispondere alla domanda. Scusi, non ho capito bene. Dovrebbe lei... porgerla, scusi, pubblico ministero. Dovrebbe fare delle premesse, scusi, se, sull'opposizione dell'avvocato. Io rigetto l'opposizione perché mi sembra pertinente, però osservo anche... Presidente, Presidente, come si chiama il cognato del cognato? Ecco, Presidente, io le rispondo subito. Sì. Poc'anzi, l'imputato, posso? Sì. L'imputato di reato connesso ha dichiarato che gli fu detto dal cognato che dietro quella rapina c'erano i Santa Paola. La domanda che io sto facendo è conseguenziale a quella risposta che mi ha dato. Presidente, poc'anzi l'imputato di reato connesso ha risposto alla domanda del pubblico ministero che da parte di suo cognato gli fu detto che dietro quella rapina c'erano i Santa Paola. Ora io sto facendo una domanda che è... Sì, sulla pertinenza non, io non ho un criterio per valutarla, quindi non posso dire niente, ma è la forma della domanda. Lei ha conosciuto un certo Franco? No. Ha mai... Signor Presidente, chiedo scusa. L'indagine del pubblico ministero è tente a inserire in questo procedimento il nome di persona che è estranea assolutamente a questo procedimento. È chiaro che la Corte non conosce esattamente... Sì, ma sotto questo profilo l'opposizione viene rigettata. Io posso soltanto osservare che una domanda così fatta non sembra se... come si chiama il cognato del cognato. Cioè, come se avesse un solo cognato, non lo so, va, il cognato avesse un solo cognato. No? Lei ha detto che lei ha detto che una sorella di suo cognato, si chiama Chiara Giovanna, lavora nel negozio. Sì. Chiara Giovanna con chi è sposata? È nubile. È nubile. Lei... ha avuto modo di conoscere... a casa di suo cognato qualche persona di nome Franco? No. Lei ha mai sentito parlare del negozio Moda Pelle? Moda Pelle, sono andato una volta sola, mi ci ha portato mia cognata Lidia, la moglie di Chiara Rosario. La moglie? Di Chiara Rosario. E come si chiama? Lidia. Il cognome? Non me lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. E l'ha portato in questo negozio? Sì, siamo andati io, mia cognata e mia moglie. E lei ha preso questo negozio dove è situato? A Mister Bianco, mi pare. E chi le ha fatto conoscere? Nessuno, perché c'era un commesso là dentro e hanno scelto un montone, ho pagato e siamo usciti. Lei, interrogato dal pubblico ministero di Alessandria, ha dichiarato, a specifica domanda del pubblico ministero, mio cognato conosce un certo Franco che lavora in un negozio di Mister Bianco denominato Moda Pelle. Questo Franco veniva spesso a mangiare in casa di mio cognato e una volta sono andato nel negozio indicato dove ho acquistato un montone per mio cognato. Poc'anzi io le ho chiesto se conosceva un certo
Franco e lei mi ha detto... Ma io non lo conosco, io non l'ho mai visto. Lei non l'ha mai visto? No. Mi ha sentito parlare? Ho sentito parlare perché c'è mio cognato Franco nel negozio che lavora là. Scusi, e andiamo là. Lei qui ha detto che Franco veniva spesso a mangiare a casa di mio cognato. Di mio cognato, ma io abitavo con mia cognata Giovanna. Con mia cognata Chiara Giovanna. Scusi, come fa a sapere che Franco... Dicevano, c'è suo cognato di là. Allora io non andavo. Io quando c'erano estranei in casa non sono mai andato dal mio cognato. Quindi lei questo Franco non l'ha mai conosciuto? Lei poc'anzi ha detto che andando a casa di suo cognato veniva a lei detto c'è suo cognato. Io chiedevo sempre prima di andare di là, a mia cognata, c'è qualcuno di là? Perché aveva sempre qualcuno a cena. Mi fa, c'è suo cognato, boh, basta, mi sedevo, guardavo televisione. Quindi, e questo cognato di suo cognato si chiama Franco? Che sappia io, sì. E lavora alla Moda Pelle? Ma così mi hanno detto, ma io non lo so, che non l'ho mai visto. Lei ricorda come si presentarono i rapinatori il giorno della rapina? Come si presentarono? Come erano vestiti? No, c'era uno che aveva il jeans. Non è troppo specifica, signor Presidente, questa domanda sul vestito dei rapinatori il giorno della rapina? Io mi ricordo soltanto uno che aveva un paio di jeans, poi non so altro. Questi passamontagna, io ero già in orbita, non saprei proprio, L'ufficio postale dove è stata commessa la rapina, dove lei lavora, dove è ubicato ad Alessandria? Alla stazione. Quindi è l'ufficio postale della stazione ferroviaria? Della stazione di Alessandria, sì. Le fu detto chi era stato coinvolto nell'incidente stradale? No, assolutamente. No, non ho mai voluto sapere niente di queste cose. E per quanto riguarda i preziosi che facevano parte del bottino, sa come sono stati poi collocati? No, niente. In che modo dovevano essere collocati? No, neanche, non ho mai voluto sapere niente. Non ho altre domande. Controesame? Avvocato Di Giorgio. Sì. Aspetta, meglio, aspetta. Sì, perché resti in memoria, perché poi dico lo potrei fare in qualsiasi altro momento, ma preferisco farlo adesso, coerentemente col pensiero espresso, eccepisco l'inutilizzabilità di tutto, di buona parte della testimonianza, in quanto se investigato fino in fondo su un tema non formante oggetto dell'imputazione, e ciò faccio ai sensi dell'articolo 187 e 191 del codice procedura penale. Non mi dilungo sulle argomentazioni che altre volte... Oltretutto sono oggetto di discussione finale, avvocato. No, ma l'inutilizzabilità, Presidente, lei sa che... Purché resti a verbale, poi sì, ne parliamo a suo tempo, quindi andiamo a stringere. Grazie. Avvocato Di Giorgio. Sì, una domanda, signor Pallavini. A quale periodo si riferisce di tempo? Lei si riferisce quando dice di essere andato una volta alla Moda Pelle? Questo non me lo ricordo proprio. Successivamente alla rapina commessa in Alessandria? Sì, pare di sì. Quanto tempo in ordine di anni, di mesi, di giorni? Ma forse un anno e mezzo dopo la rapina, non lo so. Un anno e mezzo dopo. Non me lo ricordo. E quando apprendeva lei che in casa di suo cognato Chiara c'era un tale Franco, come periodo di tempo, sempre rispetto alla rapina commessa in Alessandria? Dopo la rapina. Quanto tempo dopo? Io venivo giù una volta all'anno in ferie, mi restavo qui 2 o 3 settimane, basta, io non so. Ma tutti gli anni che lei veniva, fin dall'89, non ho capito bene, dal 90 lei apprendeva che c'era quel tal Franco in casa di suo cognato oppure successivamente? Successivamente. Gli anni successivi? Sì, perché prima abitavano a Mascalucia. Quindi gli anni successivi a partire da quando? Dal 91?
Sì, mi pare dal 91 in avanti. Nessun'altra domanda? Altri interventi? Avvocato Russo. Signor Pallavicini, desideravo conoscere le sue funzioni in quell'ufficio. Che tipo di lavoro svolgeva? Ero capo ufficio, ero... praticamente facevo lavorare il personale. Avevo responsabilità dell'ufficio. Ho capito. E quindi era a perfetta conoscenza dell'ubicazione di qualunque cassaforte, di qualunque armadio e sì. di qualunque... Ecco. Sì, questo sì. Ho capito. Le chiedo scusa, sua moglie all'epoca che tipo di lavoro svolgeva in questo? Era impiegata sempre alla sezione assicurata anche lei. Cosa? Era impiegata alla posta anche lei. Sì, questo l'ho capito. Che tipo di mansioni aveva? Era impiegata nell'ufficio delle sezioni assicurate. Della sezione? Assicurate, dove arrivano e parte la corrispondenza. Ho capito. Le chiedo scusa, sua moglie per via delle sue mansioni aveva modo di avere le stesse conoscenze che aveva lei in fatto di ubicazione, di cassaforte, di armadio? Sì, il cavò sicuro, le chiavi tante volte le chiudeva lei, le metteva nel cassetto, sì. Il cavò sicuro, le chiavi? Anche le chiavi, perché era l'impiegata, era, diciamo, quando toccava il suo turno, era responsabile e le portava giù lei e le metteva nella scrivania e poi... rimaneva un commesso a fare la guardia, diciamo. Lo stesso valeva per tutti gli altri impiegati dell'ufficio? Certo. Assicurato? Certo, certo. Praticamente, se ho capito bene, tutti gli impiegati che lavoravano in quell'ufficio avevano le stesse consapevolezze sì. che aveva lei in esito, cioè certo. in ordine alla dislocazione dei locali e al funzionamento degli allarmi, dei cavò? Okay. Sì. Va bene, grazie. Presidente, una domanda sola. Avvocato Passanisi. Avvocato Passanisi, senta, mi levi una curiosità. Quando è avvenuta la rapina, i rapinatori erano a conoscenza che era lei la persona che aveva dato le informazioni? Non credo. Io comunque a mio cognato gliel'avevo detto che sarei stato presente io l'ultima volta, ma le altre non c'ero. Ma lei non si è fatto riconoscere in quell'occasione no, della no, rapina? No, no, no. Quindi per loro era un impiegato qualsiasi? Certo, io ho agito come impiegato normale. Come hanno fatto a capire che era lei il responsabile dei documenti? Hanno voluto vedere i documenti. E dalla carta d'identità? Sì. No, noi avevamo il tesserino postale. Ah, ecco, documento sì. relativo al... Sì, sì. Chiedo scusa Presidente, mi scusi Pubblico Ministero, mi era sfuggito in particolare. Esattamente lei come e quando si liberò? Perché era stato legato, credo, imbavagliato, no? Sì. Fino, No, dopo, sono legati, sono legati. Sono legato. Dopo, quando si liberò, dopo quanto tempo che i rapinatori si erano allontanati dalla banca? Ma ci abbiamo impiegato circa 3-4 minuti, grosso modo. Pochissimo tempo. Sì. E quando... E dopo quanto tempo intervenne personale, polizia o qualcuno in banca? Cioè dopo quanto tempo? Mi pare che abbiamo telefonato alla polizia ferroviaria specificando che c'è stata la rapina e loro poi si sono interessati a chiamare 113 e tutto il resto. Ma... Ho capito, lei si fermò sul posto quando intervennero sì, gli organi sì. di polizia? Eravamo lì, certo. Certo. Ricorda che tipo di constatazioni vennero fatte, che cosa si cercò? Se si cercarono armi, se si cercò denaro o qualcos'altro? Mi pare che cercassero armi, perché poi a un certo punto sono arrivati con due pistole giocattolo infilate in con un abiro e le facevano vedere. Avevate paura di queste, come mi hanno fatto? E dico, nei pressi non vennero ritrovate armi o qualcos'altro? Due pistole giocattolo. E basta, e non venne rinvenuto altro? Niente. La polizia niente. Ispezionò anche nei pressi della banca, nei dintorni, gli ingressi? Questo non lo so, perché io sono rimasto in ufficio, non saprei. Cioè, non le risulta che abbiano trovato qualcosa? Che la polizia abbia trovato degli arnesi, sacchi per esempio, che erano stati adoperati per la rapina, sacchi, sì, roba che avevano chiavi? Delle roba, chiavi avevano lasciato una lancia termica, roba varia, però non saprei dirle di lei non l'ha veduta?
Non ho ha avuto modo di vederla personalmente? Sì, ho visto sta lancia termica e poi ho visto che c'era un'ascia in sua insezione, al cavò, ma non saprei adesso dire con precisione. Va bene, grazie. Posso, Presidente? Il signor Pallavidini, nel corso delle sue dichiarazioni ha accennato alle condizioni nelle quali si trovava il cognato, cioè come atteggiamento psicologicamente inteso, cioè ha detto era molto agitato. Chiederei di spiegare meglio questo atteggiamento, in che cosa consisteva questa agitazione, di carattere era, timore, ansietà, cosa poteva spingere secondo a lei? Secondo me era paura, era teso, agitato, aveva paura secondo me. Di conseguenza me l'ha trasmessa l'ultima volta, ho ceduto perché avevo paura anch'io. Grazie. Pubblico ministero, vuole finire l'esame? Sì, signor Pallavidini, lei conosce il nome dei suoi coimputati in questo fatto, per questo fatto? Ma mi avevano fatto leggere il foglio che poi io ho consegnato all'avvocato, ma non saprei. Lei conosce Baldanza Francesco? No. Non conosco nessuno io. Va bene, non ho altre domande. Può andare, signor Paolo. Grazie. Buonasera. Prossimo test. Chiara Rosario. Rosario? Chiara è detenuto, mi pare. Quindi dovrebbe venire, lo dovrebbe accompagnare la scorta. Si accomodi. Lei è il signor? Chiara Rosario. Chiara Rosario, luogo data di nascita e luogo di residenza? Nato a Catania il 3/1/63. Dove risiede? Residente a Tremestieri e Tineo. Tremestieri e Tineo? Sì. Lei in atto si trova detenuto, abbiamo sentito, con un'imputazione di concorso in rapina? Sì. Giusto? Ed ha un difensore? Sì. Vuole indicarlo? Avvocato Pennisi. Che è presente in aula. È stato chiesto il cesame dal pubblico ministero in ordine ai fatti di cui lei è imputato e che si ritengono connessi con il processo che stiamo celebrando in quest'aula. Per questa sua qualità la legge le assegna la facoltà di astenersi dal sottoporsi all'esame. Quindi, innanzitutto lei deve dichiarare se intende rispondere alle domande oppure no. Com'era? Sì. In questo momento lei è imputato in un procedimento connesso con questo che stiamo celebrando qua. Questo processo, almeno formalmente, non la riguarda. Si afferma che però sono fatti collegati tra di loro. Questa è la tesi, a quanto credo di capire dall'accusa. Ora, per questa sua posizione particolare, la legge le consente di non sottoporsi all'esame. Quindi, prima di tutto, lei deve dichiarare se intende rispondere alle domande che le saranno fatte oppure non intende rispondere. No, mi astengo alla facoltà di non rispondere. Quindi, si avvale dalla facoltà di non testimoniare, di non sottoporsi all'esame. Quindi possiamo congelare.
può andare. Grazie. Il pubblico ministero chieda che venga acquisito il verbale di interrogatorio reso avanti il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria dal signor Chiara Rosario in data 11 settembre 1995. Osservazioni? Si ammette la produzione. Buonasera. E avvocato Di Giorgio? No, no, questo è un'altra cosa. Nomi non sostituto. L'avvocato Arcifa. Il colonnello Di Tommasi, De Tommasi. Si accomodi. Sera. Sì. Lei, signor? Sono il tenente colonnello Francesco Di Tommasi della Guardia di Finanza. E il luogo e data di nascita, dovrebbe dirci, sì, è l'ufficio di appartenenza. Sono nato a Roma il 6 dicembre del 1958. Presto servizio dove? Attualmente presso lo Scico di Roma. All'epoca comandavo il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Farà parte delle domande per la identificazione e la funzione attuale. La formula è sul foglio che ha preso, la vuole leggere a voce alta, per favore. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Il pubblico ministero può procedere. Un po' di silenzio in aula, per favore. Colonnello, prima di prendere servizio a Roma, dove, presso quale ufficio ha prestato attività? Sì, comandavo il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Catania. Da che periodo a che periodo ha svolto queste funzioni? Dunque, dal 91 al 94. Nel periodo in cui ha prestato servizio a Catania, il nucleo di polizia tributaria si è occupato di indagini relativi alla SRL Super S Supermercati? Sì, abbiamo svolto un'indagine per conto della Procura di Catania proprio sulla Super S e sulle persone chiaramente coinvolte nella società. Vuole riferire alla Corte l'esito degli accertamenti compiuti innanzitutto per quanto riguarda la merce che si asseriva proveniente da ricettazione? Sì, dunque noi inizialmente abbiamo provveduto ad effettuare un inventario delle merci nella disponibilità della Super S, sia nel punto vendita che nel magazzino generale, e in particolare di quelle merci che risultavano iscritte nella denuncia di furto presentata dalla Sigros. Dalla? Dalla Sigros. E dell'Aligros, non la Sigros. Lei ha facoltà, io credo che la Corte potrebbe, ha facoltà di esaminare gli atti a sua firma. Certo. Nel... E successivamente poi abbiamo esaminato la contabilità della Super S,
effettuando un inventario fisico di tutte le merci in giacenza alla Super S e confrontando poi successivamente questo inventario, che era al settembre del 92 questo inventario, con quello trovato presso nella contabilità della società Super S, che era dell'agosto del 92. Abbiamo poi controllato nella contabilità della Super S se c'erano degli acquisti delle merci che erano state denunciate come rubate nel furto dell'Aligros. E abbiamo riepilogato tutto in un elenco. Si trattava di furto o di rapina? In questo momento non lo ricordo, anche perché l'intervento mi pare l'hanno fatto i carabinieri, quindi noi siamo stati attivati dai carabinieri nella circostanza che hanno ritenuto di chiederci un ausilio tecnico dovendo controllare delle merci, insomma. Il risultato di questo controllo, che adesso posso essere più preciso, prevedeva appunto il riscontro fra un inventario redatto dalla società al 30 di agosto del 92 e quello redatto da noi al 22/9/92, nonché gli acquisti intercorsi nel frattempo, ci ha permesso di constatare che per numerosi prodotti, a fronte di una giacenza dichiarata dalla società Super S e di nessun acquisto effettuato nel periodo intercorrente con il nostro inventario, l'inventario redatto da noi recava quantità di questi prodotti in alcuni casi nettamente superiori alle giacenze dichiarate. Ora, ovviamente la logica vuole che se dichiarano una giacenza di una certa quantità di prodotto, non effettuano acquisti e quando noi arriviamo troviamo una giacenza superiore, questi prodotti non possono che provenire diciamo da acquisizioni extracontabili, e nell'elenco delle merci oggetto di furto c'erano proprio elencati queste quantità di questi prodotti. Questo è il riscontro che siamo stati in condizione di fare. Non lo so, a titolo per esempio di esemplificativo posso dire che risultava denunciato il furto di 130 confezioni di caffè Lavazza Oro. Nell'inventario redatto dalla Super S venivano indicate in magazzino 29 confezioni, noi ne abbiamo riscontrate oltre 170, il che vuol dire che insomma avevano effettuato delle acquisizioni sicuramente extracontabili di materiale, e quel materiale risultava rubato in notevole quantità presso l'altro supermercato. Questo per quello che riguarda le indagini effettuate nell'ambito della provenienza illecita di questi prodotti. Sono stati poi svolti degli accertamenti bancari per un po' ricostruire tutte le vicende bancarie della Super S? Sì, dunque noi abbiamo esaminato innanzitutto i bilanci della società e quindi tutta la contabilità. Dai controlli che abbiamo effettuato abbiamo rilevato contabilmente la presenza di supervalutazioni delle rimanenze finali che posso riepilogare in 621 milioni circa nel 1990, 786 milioni nel 1991 e 2 miliardi e 7 nel 1992. Abbiamo ottenuto chiaramente queste supervalutazioni delle rimanenze attraverso dei procedimenti di calcolo che vengono fatti ai fini fiscali. Che vengono fatti? Normalmente ai fini fiscali, diciamo. E sono comunque insomma procedimenti che adottano tutti i commercialisti o comunque i professionisti nell'ambito delle gestioni societarie. E siamo stati confortati nelle nostre valutazioni dal fatto che il dottor Musmeci, che era il consulente amministrativo della
della società in un verbale di altre sommarie informazioni che fatto... c'è opposizione, non può riferire su Musumeci, mi pare che si... no, aspetti, forse un attimo, no. Mi fermo, revoco. Prosegue. Posso proseguire? Sì, grazie. Quindi abbiamo sentito a sommarie informazioni il consulente economico, contabile, commerciale, diciamo, no, fiscale della Super S, il quale ci ha confermato che non era a conoscenza di fra virgolette rivalutazioni, quindi diciamo di un gonfiamento delle rimanenze nel 1990, ma sicuramente nel 91 gli risultava che aveva aumentato rispetto al valore reale le rimanenze della società per coprire dei deficit. Ora, l'aumento delle rimanenze della società nella tecnica del bilancio ha come unica finalità normalmente quella di coprire degli ammanchi di attività che sono normalmente connessi alla vendita di merci, in particolare si tratta di un supermercato, quindi la cosa è senz'altro possibile, a vendita di merci che non transitano in contabilità e le cui somme quindi non vanno ad aumentare il patrimonio attraverso il sistema del reddito, ma vengono distratte per altri fini, andando a finire in tasche che non sono quelle della società. Questo per quanto riguarda i riscontri documentali nei bilanci e nella contabilità. Mi scuso un momento, avvocato Russo e avvocato Passanisi, avete l'abitudine di andarvene all'indiana. Io vi ringrazio del fatto che non interrompete, ma dovete nominare i sostituti. Di squagliarvela all'indiana. All'indiana? Vi ringrazio per il fatto che non interrompete. Purtroppo, prima di andarvene, dovete nominare i sostituti. Allora, io proprio quell'attenzione che lei mi attribuiva era proprio centrata, volevo evitare, l'ho fatto sempre. Non è dubito. Ho capito. Allora, procurerò da oggi in poi a questa incombenza, però in maniera che sia assolutamente assicurata per la Corte la presenza di un difensore in mia sostituzione, qualunque sia l'attività che dovrà svolgersi. Non per la Corte. Nomino l'avvocato Mario Giuffrida, mio sostituto processuale, al fine di seguire questo esame. Grazie. E gli atti che verranno. Grazie. E lo stesso per l'avvocato Passanisi, l'avvocato Sarrizzo. Bene. Buonasera. Prego. Sì, dunque dicevo, questo per quanto riguarda i riscontri che sono stati fatti in bilancio e contabilità. A questi riscontri parallelamente abbiamo effettuato dei controlli sulla situazione bancaria personale del signor Caponnetto, che era l'amministratore della società, riscontrando delle coincidenze nella movimentazione dei suoi conti bancari personali più o meno in linea con gli ammanchi che ho appena citato. In particolare, nel 90 risultano versamenti sui suoi conti correnti personali di circa 800 milioni, nel 91 di circa un 600 milioni, nel 92 non abbiamo grossi versamenti, ma dobbiamo tener conto che nel 92 i conti del Caponnetto erano stati limitati operativamente dalla banca per mancanze di fondi. E quindi noi riteniamo credibile senz'altro che nella gestione del supermercato Super S ci siano state delle fittizie rivalutazioni di rimanenze per coprire degli ammanchi di somme che sono state comunque messe a disposizione del Caponnetto. Nell'ambito di questo si inquadra degli appunti che abbiamo rinvenuto nell'ufficio del Caponnetto che sono evidentemente tendenti a risolvere in qualche modo la posizione deficitaria della società Super S nei confronti dei propri creditori.
Vuole chiarire alla Corte in particolare il contenuto di questo appunto, di questi appunti che sono stati rinvenuti nel corso degli accertamenti all'interno della Super S? Sì, senz'altro. Dunque, innanzitutto in un appunto dattiloscritto si delinea, diciamo, con una certa dovizia di particolari quali sono i problemi di esposizione debitoria della Super S e vengono valutate le possibilità materiali di fare fronte a questa esposizione debitoria, e nell'ambito di queste possibilità materiali vengono scartate tutte quelle che non sono un concordato fallimentare. Nell'ambito di una assunzione di strategia proprio di procedere a un concordato fallimentare, poi altri appunti che sono intestati soluzione Torrisi e operazione 92, viene appunto data il lineamento di questa strategia operativa, che prevede, posto che erano stati già venduti 4 dei 5 punti vendita della Super S alla società Torrisi appunto, prevede la locazione del punto di vendita di via Sgroppillo, che era l'unico rimasto, diciamo, in attività per la Super S, ad una società che lo potesse gestire come locazione d'azienda, ponendolo al riparo delle aggressioni dei creditori, aggressione in termine tecnico, ovviamente finanziario, giuridico. E successivamente un accordo però non palese con una società che era in animo evidentemente del caponnetto fosse la Torrisi, ma per cui non abbiamo rinvenuto nessun accordo diretto, l'abbiamo trovata soltanto come potenzialità unilaterale da parte del Torrisi, l'accordo, dicevo, di far acquisire, una volta che era partito il concordato fallimentare e quindi dopo che era partita la svalutazione dei debiti della società del 60%, di far intervenire appunto la società acquirente, con cui però si era già d'accordo fin da prima che partisse il concordato fallimentare, per acquisire il fallimento, tacitare i creditori con appunto il 40% del valore dei crediti complessivi e incassare un surplus di valore corrispondente all'effettivo valore della Super S, che doveva essere superiore appunto al 40% dei debiti che avrebbe dovuto onorare la Torrisi. Non so se sono riuscito a spiegarmi in maniera abbastanza chiara. Tutto questo viene chiaramente delineato con la consapevolezza che si tratta di un qualche cosa ovviamente di non proprio legale. Io direi che era sonda la bancarotta, perché viene detto esplicitamente in uno di questi appunti che il contratto vero e proprio e le eventuali dichiarazioni unilaterali però dovranno essere articolati nella forma idonea ad evitare la stesura di un vero e proprio pactum sceleris. È chiaro che insomma era un accordo preventivo per mandare tutto in fallimento già con l'accordo di far intervenire un acquirente e di salvare quello che fosse comunque salvabile. Colonnello, questo appunto dove è stato rinvenuto esattamente? È stato rinvenuto nella documentazione della Super S, rinvenuta nell'ufficio amministrativo del Caponnetto. E quindi sostanzialmente questa strategia a che cosa era finalizzata? Beh, era finalizzata a... ci opposiziona questa domanda? Questa strategia era finalizzata? Comporterebbe, scusate, una risposta in termini di valutazione? Cioè non è una valutazione, dico, sulla base del documento di cui poi, se non fosse stato ancora inserito tra gli atti, si chiederà l'acquisizione. Noi stiamo chiedendo proprio una indicazione sulla base del documento, non sulla base di una valutazione del Per il documento esiste un processo separato? C'è un processo separato, non ho capito il termine processo separato. Separato, avvocato, per un reato di bancarotta. Questo è un fatto. Il pubblico ministero può procedere, può rispondere alla domanda. Il testo può rispondere alla domanda.
Sì, dunque, la finalizzazione è detta proprio nel documento, cioè la finalizzazione era quella di evitare che i creditori si mangiassero tutta la superesse, ma venendo soddisfatti soltanto per il 40%, se mettiamo il valore della società era il 50% dei debiti, per i titolari della superesse rimaneva un 10% da salvare, togliendolo dalla disponibilità dei creditori, evidentemente, e questo viene detto esplicitamente nell'appunto. Colonnello, sulla base degli accertamenti compiuti, è stato possibile ricostruire il complesso delle vicende societarie della Super S? Come nasce la Super S, come cambia denominazione, quali sono i soci della società dal suo inizio, qual è stato l'oggetto della società e le varie modificazioni che l'hanno riguardato sotto il profilo anche dell'oggetto sociale. Sì, dunque, la Super S Supermercati viene costituita il 10 maggio del 1984 con la denominazione di Generale Finanziaria SRL, con un capitale di 20 milioni, sottoscritto dal Caponnetto, dal Musumeci Francesco, da Serrentino Vincenzo, Spadaro Alfio, Caltabiano Angelo e Fiorentino Carmelo. A proposito dello Spadaro Alfio, al fine di accertare se trattasi di persona indicata nella lista testi, è in grado di dirci la esatta data di nascita e il luogo di nascita? Sì, è nato a Motta Sant'Anastasia il 4 aprile 1942. Qual era l'oggetto sociale della Gessing? Nasce essenzialmente come finanziaria o finanziaria immobiliare, società di leasing, cioè essenzialmente come società finanziaria, non come, diciamo, gestione di supermercati oppure compravendita di alimentari. In data 21 gennaio 86 le quote sociali vengono acquistate da un certo Motta Giuseppe e la società rimane comunque inattiva fino al 15 aprile 1986, quando con una deliberazione di assemblea straordinaria ne viene modificata la denominazione sociale in Sival SRL e aumentato il capitale sociale a 95 milioni, quote tutte sottoscritte dal predetto Motta Giuseppe. L'oggetto sociale nel frattempo? L'oggetto sociale viene cambiato nella produzione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti alimentari, agricoli, bevande alcoliche ed analcoliche. E quindi acquisisce per la prima volta la forma di società per la gestione di commerci alimentari. In quel momento l'amministratore unico, così come accertato dalla vostra indagine, chi risulta? Dunque, in quel momento a noi risulta doveva essere al 10 aprile 86 una certa Giambrone Giacomina, mentre dal 2 febbraio 1987 viene nominato direttore enotecnico il signor Anastasio Caponnetto. E in quell'occasione autorizza l'amministratore, viene dato mandato all'amministratore, che è sempre questa Giambrone Giacomina, di aprire un supermarket sotto il marchio della Conad, cioè come affiliato Conad, in San Gregorio di Catania, via Scroppillo 19B. Nel 28 giugno del 1988 viene nominato amministratore unico della società il signor Leonardo Patanè, nato a Catania il 27/9/1964. Il 22 maggio del 90 acquista le copie le quote da Motta Giuseppe la signorina Caponnetto Sonia Maria Rita per quasi il 100%, una minima quota, 44 quote contro 49.956 rimangono al Motta. E
in pari data, il 5/10/90, viene deliberato un aumento di capitale pari a 500 milioni. Ci sa dire l'epoca in cui viene cambiato la denominazione della società e l'assunzione della nuova denominazione Super S? Sì, il 31 ottobre del 1990 con un'assemblea straordinaria viene denominata Super S Supermercati SRL. E il 2 luglio 92 viene nominato amministratore unico il Caponnetto Anastasio. Voleva chiedermi qualcosa? No, no. E con riferimento alle ultime vicende societarie, è stato accertato un ingresso di nuovi soci? Sì, dunque, alla data del 21 settembre 92 il capitale sociale era composto per 1750 quote da Caponnetto Sonia, 1750 quote da Mirenna Giuseppe e 1500 quote da Sturiale Eugenio, per un totale di 5000 quote. Può ripetere la data? Sì, il 21/9/1992. Cioè alla data del 21/9/92 i soci attuali erano, i soci a quella data erano Caponnetto, Mirenna e Sturiale. Come la percentuale delle quote, cioè la misura delle quote? Siamo nell'ordine del 30%, 33-33 più o meno, insomma. Ecco, vogliamo chiarire adesso quali erano i punti vendita di cui la società Super S disponeva sino al maggio del 92? Sì, dunque, punti vendita ce n'era un primo punto vendita in San Gregorio di Catania, via Sgroppillo numero 19, un secondo in Catania, via Besana 23, un terzo a Ficarazzi, via Giovanni Grasso 13, un quarto in Catania, via Leucatia 66 e un quinto in Gravina di Catania, via Don Bosco 36. Poi c'era la disponibilità di un magazzino comune in Aci Sant'Antonio, via Marchesana, e gli uffici amministrativi erano in via Sgroppillo 17. Dall'esame della documentazione sequestrata, avete accertato l'esistenza di pratiche e fideiussioni tra Super S ha posto in essere presso la banca di credito popolare? Sì, un attimo solo. Allora, sono state rinvenute, sempre nella contabilità, la documentazione necessaria per effettuare la prestazione di fideiussione presso la Banca di Credito Popolare, Agenzia di Catania, e prestatori di questa fideiussione sono Minniti Giuseppe, Baldanza Roberto, Carastro Antonio e Mainenti Patrizia, che è la moglie di Carastro Antonio. E avete accertato che rapporti di parentela o affinità esisteva tra Minniti Giuseppe e qualche personaggio catanese? Sì, Minniti Giuseppe è il cognato di Santa Paola Benedetto,
mentre Baldanza Roberto è il nipote della moglie di Santa Paola Benedetto. Invece circa Carastro e Mainenti non sono risultati collegamenti. Secondo un sit fatto al Musumeci, il Carastro aveva una ditta di ristrutturazioni edili o qualcosa del genere e faceva i lavori di manutenzione per i punti vendita della Super S. Ricorda dove era la sede dell'ufficio del Carastro? Se non lo ricordo, non fa nulla. Posso vedere se lo rilevo dai... No, c'ho una residenza in Catania, via Fimia 18, no, l'ufficio... Sono emersi dall'esame della documentazione rinvenuta con legamenti, con personaggi parenti degli odierni imputati? Sì, dunque, a parte il discorso della fideiussione, abbiamo trovato nella contabilità rinvenuta nell'ufficio del Caponnetto una quantità di appunti manoscritti e una quantità di documenti, nonché scontrini fiscali, tutti relativi a soggetti comunque riconducibili alla famiglia Santa Paola. In particolare abbiamo trovato tutta una serie di documenti attinente alla ditta Templum di Mangion Francesca, relativamente a iscrizioni in Camera di Commercio, pagamento di conti correnti relativi a concessioni governative, fatture relative a attività di pubblicità, non lo so, certificati camerali rilasciati sempre alla ditta Templum, cioè tutta una serie di documenti che non avevano titolo ad essere custoditi dalla Super S, nonché una serie di appunti manoscritti del Caponnetto dove c'erano dei conti di spese sostenute dalla Templum appunto per queste registrazioni di legge. Abbiamo trovato poi delle buste, in particolare una busta intestata Sospesi, dove erano inseriti tutta una serie di scontrini emessi dal registratore di cassa per un totale di 3.413.560 lire relativi a Sospesi della signora Francesca. In diversi di questi scontrini fiscali, oltre il nome Francesca, era indicato anche il cognome Mangion Francesca. E così come da un'agenda relativa della banca commerciale in uso al Caponnetto, sono risultati numerosi contatti con la Francesca Mangion, contatti telefonici, telefonare Francesca Mangion oppure sentire eccetera, insomma, quindi avevano dei contatti abbastanza frequenti. Sempre fra i sospesi, tutta una serie di sospesi, scontrini fiscali per importi variabili dalle centinaia di mila lire a qualche milione, relativamente intestati come signora Carmelina, in alcuni casi c'è il cognome Minniti, intestati a Teodoro, Minniti Teodoro, intestati signor Aldo, in questo particolare, in questo caso sono 6.529.000 e sono tutti scontrini che noi abbiamo trovato chiaramente all'atto dell'intervento una volta attivati dalla richiesta dei carabinieri e quindi intorno al settembre del 92, ma sono tutti scontrini che si riferiscono a sospesi che fanno data dal 91, in qualche caso anche dal 1990, cioè sospesi diciamo piuttosto stagionati.
Così ancora scontrini sospesi intestati a Filloramo e intestati a Galeo Eugenio, appunti manoscritti relativi a Tommaselli Giuseppe. Per quanto riguarda il sospeso che riguarda, o i sospesi che riguardano Galea Eugenio, l'importo dello scontrino fiscale di quant'era? Sì, un attimo solo. Allora, dunque, uno scontrino fiscale per 2.542.500. La data dell'emissione dello scontrino? Che la troviamo. La data è del 20/12/1989. Lei ha fatto riferimento alla ditta Templum e ha fatto riferimento a Mangion Francesca. Sa dire alla Corte se sono state rinvenute anche fatture emesse dalla ditta grafica di Marcello Sciuto e a chi erano intestate queste fatture? Sì, allora dunque... Dunque era diretta al dottor Caponnetto la fattura della Graphic Service per promozione Templum Super S. Vorrei ritrovarla. Avete fatto accertamenti se la ditta Templum a chi apparteneva? Apparteneva a Mangion Francesco o apparteneva a Ercolano Maria? O a tutte e due, non lo so. No, dovrebbe essere a tutte e due. La ditta individuale è intestata ditta Templum di Mangion Francesca. Però troviamo anche appunti relativi a Ercolano Maria, sempre nell'ambito della ditta Mangion Francesca. Poi altri collegamenti li abbiamo trovati in data successiva a quella immediatamente relativa al... Cosa avete accertato? All'intervento, e perché chiaramente trattandosi di una mole considerevole di documentazione, man mano che si esaminava venivano messe in attenzione appunto altri di questi sospesi. Così abbiamo trovato successivamente una rubrica intestata sospesi relativa al periodo 17 luglio 89 21 settembre 92 intestata Mangion con somme di alcune centinaia di mila lire relative al periodo 90-92, un altro intestato signora Francesca, anche in questo caso c'era in alcuni la dizione Mangion Francesca. Scontrini intestati Mangion Enzo, ancora Ercolano, Minniti, in un foglio appunti intestato sospesi 92 sono stati trovati ancora sospesi di Mangion, Minniti e poi una serie di fogli contenenti appunti relativi a cestini. Presumibilmente si trattava di cestini per regali natalizi, intestati Aldo, dovrebbe essere Aldo Ercolano, per l'importo di 500.000 lire, un foglio protocollo intestato a Natale 88 con cestini vari, intestato sempre Aldo. Foglio di appunti intestato dottore Cestini, signora Melina, per Melina in genere indicavano la signora Minniti Carmela,
Per favore, per favore, stia zitto, per favore. Per favore, quando finisce il test, lei farà la sua dichiarazione. Non deve interferire mentre c'è l'esame testimoniale. Ancora fogli protocollo intestati Mangion, contenenti sempre scontrini. Foglio appunti del 23-12-91 per cestini occorrenti al signor Teodoro. Pare qui non ci sia altro. È stato rinvenuto la bozza di un preliminare di permuta? Sì, abbiamo trovato una bozza di un preliminare di permuta tra Indelicato Rosaria, nata a Catania il 12-6-1930 e residente in Milano, Viale Romagna 10, e Spampinato Adalgisa, non meglio identificata, socia comandataria e legale rappresentante dell'impresa di costruzioni Costruzioni Capital di Spampinato Adalgisa e CISAS, per la permuta di terreni edificabili siti in San Giovanni la Punta. Sono stati rinvenuti nel corso degli accertamenti anche dei messaggi fax inviati a persone non residenti a Catania? Sì, dunque c'è abbiamo posizione, non lo capisco, messaggi falsi. Messaggi fax. Ah, fax. Mi scusi, avevo messaggi falsi. Abbiamo trovato due ricevute di fax dell'8 luglio 1991 con degli appunti allegati a firma del Caponnetto, destinati rispettivamente all'attenzione del dottor Spadaro, da sottoporre all'attenzione dell'onorevole Salvo Andò e del dottor Toni Santarelli. Il dottor Spadaro...